Oh, guarda di quanto siamo andati avanti. 10 giorni. Oh, ehi, sei pronto per domani? Domani? È Wet Day, è domani, no? Hai ricevuto del cioccolato da San Valentino, dico bene? E il Wet Day è il giorno in cui si restituisce il favore. Tocca agli uomini fare un regalo. Cosa pensi di fare? Ti sei almeno procurato qualche regalino, no? Cosa dovrei fare? Datti una regolata, ragazzo. A volte non capisco se sei impavido o semplicemente sconsiderato. E va bene, ascoltami. Ti darò la ricetta dell'appuntamento definitivo. Grazie. Wow, il capo ha una strategia d'amore infallibile. Farei bene ad ascoltare anch'io, non si sa mai. Innanzitutto ti serve un regalo, non puoi farne a meno. Con i fiori non si sbaglia mai, assicurati solo di prenderli poco prima dell'appuntamento. Dovrei dargliele quasi alla fine, per sorprenderla. Non puoi farti beccare mentre li compri, ok? Ah, quindi ci vogliono i fiori, eh? Meglio prenderne nota. Poi devi pensare a dove portarla. Ti serve un posto con la giusta atmosfera, ma che sia anche tranquillo. Oh, che ne dici di quella nuova mostra dell'acquario a Shinigawa? Ho visto una pubblicità. Potrebbe essere un posto ideale, no? L'acquario è un luogo ideale per un appuntamento. Ricevuto. Poi finito l'appuntamento, devi portarla fuori a cena, in un posto altrettanto carino. Ma è un po' tardi per prenotare. I posti qui chic vanno a ruba per il Wet Day. Ah, oh, giusto. Prenotare adesso sarà impossibile. Aspetta, che... Soluzioni alternative? Maledizione, non è da me, ma conosco un posticino. Non ti garantisco niente, sarà già pieno di sicuro. Però puoi provare a fare il mio nome, chissà. Wow, pazzesco! Il capo ha i giusti agganci. Beh, una volta a cena parlate, divertitevi. Ed è allora che dovrai darle... Darle cosa? I fiori. Bene, mi stai ascoltando. È il momento perfetto per sorprenderla. Dovrebbe essere tutto. Attieniti al piano e andrà tutto bene. Wow, un piano a prova di bomba. Bisogna fidarsi del capo. Beh, ti ho svelato i miei segreti. Il resto sta a te. Preparati e pensa alla prenotazione. Grazie. Buona fortuna e stai attento con mia figlia. A tal proposito, io vado a casa. Lascio tutto nelle tue mani. Ti conviene metterti sotto coi preparativi. Non sprecare i consigli del capo, va bene? Vediamo, la prima cosa è la prenotazione. Ricordi il ristorante di cui ti ha parlato il capo? Certo. Grazie per aver chiamato, signore. Per quando desidera prenotare? Cena per domani per due, grazie. Oh, mi spiace, signore, ma temo che sia tutto prenotato per domani. Il Wet Day è movimentato, Ma non preoccuparti, Phoenix, devi solo fare il nome del capo. Sono amico di Sojiro Sakura. Lei è amico del signor Sakura? Le mi scuso, signore, attendo un momento in linea. Grazie per la pazienza, volevo un tavolo per due per il 14. Glielo faremo trovare pronto. Bingo, il capo è influente. Posso chiederle il suo nome e il contatto telefonico? Certo. Bene, la cena è sistemata. Ora non ti resta che pensare ai fiori e poi sarà tutto pronto per l'acquario e per la cena. Sarà una giornata bella piena domani, ci conviene riposare. Oh. Ah, il White Day. Oggi è il gran giorno, andiamo a prendere i fiori. Credo che ci sia un fiorista nel sottopasso di Shibuya. E allora, a prendere i fiori. Se apriamo il menu però, possiamo vedere che tutta la nostra roba ancora è qui. E tra l'altro anche tutte le nostre persone. Grazie di tutto, siete stati tutti meravigliosi. E se leggiamo la descrizione di a che ci troviamo, hai mantenuto la promessa di risolvere i suoi problemi con Shido. Quando manterrai l'altra? La nostra sfida. Evocatore e vecchio nemico, dopo un destino incerto, riappare per risolvere i nuovi misteri.
Che bello che invece la Venza c'ha la farfalla che passa. Maruki invece? Il tempo di Maruki alla Shujin è finito. Con convinzione si avvia verso il futuro, carte alla mano. Consulente assunto di recente alla Shujin, parla con gli studenti per aiutarli a liberarsi dei loro pesi. Peccato che non hanno messo una descrizione migliore, diciamo, una descrizione di quello che è successo. Forse avrei dovuto leggerlo mentre eravamo ancora nel palazzo. Andiamo da Nasaki, sicuramente ci darà dei fiori. Oh, Star-kun, che ci fai qui? Sono qui per un regalo. Capisco, beh, conta su di me. Oh, visto le raccomandazioni. Così dovrebbe andare, ho cercato di farlo il più semplice possibile. Ok, mi devi... Aspetta, la scia che paghi io. Ti stai occupando di me tutto da solo, perciò è il minimo per esprimerti la mia gratitudine. Rosa Scarlatta. Oh, auguri, faccio il tipo per te. Bene, ora sei pronto per l'appuntamento. Sai già chi intendi invitare, giusto? Non preoccuparti, sono un gentiluomo e conosco le buone maniere. Non ti starò tra i piedi. Perfetto, buona fortuna. Inviterò Futaba. Oh, perché abbiamo solo lei, giustamente. Ehi là, che succede? Si viene a Shinigaya, andiamo a Shinagawa. Shinagawa? Ok, credo. Sei fuori per caso? Potresti venirmi a... No, vabbè, lascia stare, ci vediamo là. D'accordo, a presto. Vabbè, ci mettevo 5 minuti ad andare e tornare. Devo prepararmi per andare a Shinagawa. Esatto, infatti stavo già tornando alle Blanche, a questo punto potevo prenderla. Ho incontrato Futaba all'acquario. Wow, sono i pesci più fotogenici del mondo. Una folla di persone mi mette ansia, ma un branco di pesci è stranamente carino. Beh, un appuntamento all'acquario, un grande classico. Quindi dovremmo fare anche delle altre cose da coppia. Che c'è? Devo dirlo ad alta voce? Cose da coppia, tenersi per mano al buio e farsi le coccole vicino al muro. Lascia stare, il suo pensiero mi imbarazza. Dunque, l'hai fatto per ricambiare? San Valentino, intendo. Certamente. Wow, come sei maturo. Sono molto molto felice. Futaba sembra felice. Oh. Ok, direi che abbiamo completato al 100% l'area dei pesci. Hai fame? Magari tornando a casa possiamo prendere qualcosa. Ho già un posticino in mente. Oh, wow. Ok, fai strada. Ah, questo posto è almeno 5 volte più elegante di quanto credessi. Andrà tutto bene. E se usassi la forchetta sbagliata, verrei sbattuta fuori? Andrà tutto bene. Ok, hai ragione. Sei qui con me, quindi proverò a calmarmi. L'ansia mi divora. Tu invece sei fin troppo a tuo agio. Sei così maturo. Quando siamo entrati ieri, calmissimo e più figo del solito. Grazie. Non è arrossire, lo farò anch'io. Oh, diamine, torno subito. Quando potrei darle il regalo? Oh, scusami. Signore e signori, grazie per esservi uniti a noi in questo giorno speciale. Vi auguriamo una serata indimenticabile con un piccolo tocco finale da parte nostra. Che cosa? Wow! Questo è per te. Oh! Grazie! Wow, wow! Ok, tutto perfetto. Sono solo... ecco, sconvolta. Sorpresa! Non so gestire le sorprese, ma questa mi ha reso felice. Sei davvero incredibile. Il tuo altruismo mi lascia a bocca aperta. Quando devi aiutare il prossimo, dai sempre il massimo. Anche stasera hai fatto tutto questo per me. Come potrei non farlo? Forse un giorno ci riuscirò anch'io. Non vedo l'ora. Già. Non sei più un ladro fantasma, ma direi che sai ancora come rubare un cuore. Rubare? Perché hai rubato il mio? Oh, Dio, la cosa più sdolcinata. Lascia stare, dimentica tutto. Ehi, possiamo restare insieme ancora per un po'?
Non mi va ancora di andare a casa. Io e Futaba abbiamo trascorso il tempo insieme. Quando si è fatto tardi l'ho accompagnata a casa. Oh.